Il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua proposta in Europa per porre fine alla speculazione bancaria e alle banche troppo grandi per fallire. C'è questo grosso problema a livello globale e l'Europa in qualche modo dovrebbe cercare di risolverlo, dove le banche appunto hanno un sistema universale. Noi vogliamo andare appunto a suddividere le attività delle banche in modo tale da rendere la speculazione neutralizzata. E in questo modo noi cosa facciamo? Mettiamo da una parte tutti quelli che sono gli investimenti rischiosi, speculativi e finanziari, andiamo a neutralizzare questa bolla immensa, si parla a livello globale di 1 milione di miliardi, e andiamo appunto a ricreare il ruolo originario e sociale della banca, la banca intesa come entità che raccoglie il vostro risparmio per esercitare poi del credito all'economia reale, il credito alle piccole e medie imprese, il credito a chi fa girare veramente l'economia e crea lavoro. La speculazione, come abbiamo visto, crea solo appunto introiti nelle tasche dei manager e dei broker, di chi lavora in finanza o delle grandi multinazionali. Chi non accesso al mercato dei capitali oggi non riesce appunto ad avere credito. Non puoi emettere un bond se sei una piccola media impresa o microimpresa, diciamo, adesso stiamo creando questi strumenti. Quindi il punto qual è? Separare nettamente le attività bancarie per fare in modo che i risparmi delle persone vadano a finanziare un business che poi dopo genera attività reale economica, ovvero legata al microcredito e al credito per i piccoli, e non quello che stanno creando adesso, che è una banca universale che per vari motivi va appunto a finanziare solo la speculazione e si crea un meccanismo poco virtuoso dove appunto in pochi detengono tante ricchezze. Abbiamo presentato un moderno Glass-Steagall Act proprio perché il modello di banca universale aveva fallito. Non è possibile che le attività speculative vengano protette attraverso una garanzia statale. Le banche speculative devono essere libere di fallire senza che vengano usati i soldi dei cittadini per ripianarle. La parte che dobbiamo proteggere e stimolare è l'attività tradizionale di banca, raccolta del risparmio, credito all'economia reale. Solo così riusciremo a uscire dalla crisi. Il Movimento 5 Stelle è l'unico in Europa che ha presentato questo tipo di proposta concreta. Vedremo se gli altri partiti avranno il coraggio di supportare questa riforma necessaria.